Procediamo, procediamo in questo nostro viaggio attraverso il corso Umberto di Rogliano, un, un altro uh, punto vendita, un'altra signora che si occupa, oltre che del suo negozio, anche di promuovere le attività per il corso per fare in modo che questo punto, questo centro storico di Rogliano venga valorizzato in qualche modo. Io so che tu hai le idee abbastanza chiare, tu hai qualche proposta nuova da aggiungere a quelle che sono state già fatte del resto? No, proposte no, però che qualcuno insomma ci venga... A vedere che ci siamo, che ce la stiamo mettendo tutta e che insomma chiediamo di, di aiutare i giovani visto che ripeto, noi ce la mettiamo tutta, però non è che di aiuti ne stiamo vedendo tanti. Infatti, infatti, molte attività di questo negozio, almeno le più recenti, sono di, eh, di ragazzi che aprono insomma i negozi per cercare ecco, una, di sbarcare il lunari. Una delle proposte sarebbe quella di far aprire comunque tutti questi magazzini che sono chiusi, abbandonati tra l'altro. Sarebbe un'idea arrivare a chi magari è disponibile a prendere un locale per comunque qualche tempo fa. Infatti, qualcuno diceva: Noi a tutti i costi dobbiamo, anche se deve essere un discorso, magari semplicemente espositivo di quei negozi che apriranno, diciamo, fare aprire le sale cinesche, in modo che si può... un'idea, potrebbe essere un'idea, meglio di vederli tutti chiusi, abbandonati, con l'erba che Io ti faccio una provocazione, qualcuno molto tempo fa accennò addirittura a coprire il corso. Sarebbe una bellissima idea. Sarebbe una bellissima idea, se fare una galleria. Sì. Con potrebbe... un'attività commerciale vera e propria, diciamo, con... che che si svoga lì. Cuore di Rogliano, cioè il corso, il centro storico è il cuore di Rogliano, quindi sarebbe una bellissima idea. Tra l'altro Rogliano possiede molti monumenti, diciamo, proprio, che possono essere utilizzati ai fini di eh, richiamare un po' il pubblico. Tu ci hai molto vicino un, un palazzo, il palazzo Morelli. Sì, per quello chiediamo di valorizzare il centro storico, proprio perché sappiamo che abbiamo delle cose da, da poter far vedere quindi. Chiediamo di, di valorizzarle, insomma. Mentre a proposito della discussione che si è aperta, tu che cosa ne pensi? Non lo so se la stai seguendo. Di che cosa? Si... La discussione sul corso, appunto, della, de, delle proposte che stanno arrivando, di, di come ci si vorrebbe muovere, dell'inattività magari di taluni operanti. No. Non ti so dire. Forse non stai seguendo a fondo il no, dibattito. No. Comunque, per quanto riguarda invece il ruolo dell'amministrazione in tutto questo, cosa dovrebbe, in che cosa potrebbe venirvi incontro l'amministrazione? Creare qualcosa proprio nel centro storico, nel, nel corso, insomma, ingendivare con manifestazioni, creare qualcosa proprio qua per, per attirare l'attenzione. Per Natale, qualcuno ha proposto di fare un'operazione una di promozione eccezionale facendo una riduzione sui costi di vendita. Dovrebbe essere un'idea, sì. Diciamo un A me non ne ha parlato nessuno di questa cosa. È sempre una proposta che arriva attraverso questo gruppo che si è formato, che opera su Facebook. Sì, va, certo va pensato in modo va approfondito e grandi. va soprattutto perché eh, diciamo che il punto cruciale di questa storia è il, la promozione in senso della pubblicità. Sì, sì, sì. sì, sì. Di cui dovrebbe farsi carico l'amministrazione anche in questo. Ma noi siamo disponibili a fare la vostra parte, Sì, diciamo. la nostra parte la facciamo. Tuttavia. Se è venuta quest'idea, speriamo che si riesca a portare avanti. E dovete, non semplicemente... sono parole dette così, come tante altre che si dicono, che però, poi non vengono portate. E quindi, tu, la tua disponibilità a far parte di questo gruppo, diciamo, che è una specie di comitato del corso. Sì, sì, certo, certo, sì. Va bene, allora abbiamo fatto questa chiacchierata noi con Loredana anche per, eh, come dire, portare ulteriori contributi alla discussione che si è aperta sul corso. Altri ne nasceranno, noi ringraziamo Loredana, facciamo gli auguri per una buona promozione del suo locale. Grazie, grazie Loredana. Grazie Siamo ancora sul corso, sul corso Umberto a Rogliano. Da dove continua il nostro viaggio che abbiamo intrapreso qualche tempo fa, mostrandovi alcune immagini e mostrandovi soprattutto alcuni pareri di persone interessate che esercitano le loro attività qui, proprio sul corso Umberto a Rogliano. Oggi ne parliamo con la signora Rosa che ha le idee molto chiare su quanto dovrebbe avvenire qui sul corso. Per dare un impulso alle attività commerciali, ma soprattutto per valorizzare il centro storico. La signora Rosa ha buone idee in proposito. Io, intanto io chiedo alla signora Rosa, con la quale eh, ci diamo ovviamente del tu perché abbiamo un rapporto amicale. Rosa, noi eh, abbiamo assistito a questo dibattito sul Corso Umberto. Tu che cosa ne dici? Cioè, è, è utile promuovere una, una discussione su questo? È utile promuovere sempre delle discussioni su Corso Umberto, però bisogna vedere come realizzarle queste cose qua, perché poi sono da anni che noi stiamo lottando per Corso Umberto, io ci abito da una vita, quindi per me sarebbe... Eh, Stupendo vedere risorgere Corso Umberto, però il discorso è questo: anche provandoci, non dipende poi da, dalla, dalla, dal, dal tram tram diciamo, del corso, per quanto portare la gente a Corso Umberto, cosa che si potrebbe realizzare se usassimo eh, i, i valori la, 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 le, la tradizione, diciamo, la le storia. I valori che. Eh, i, ci sono nei, nei, nei centri storici che sono andate a perdere col passare degli anni e cosa che noi abbiamo cercato e tentato di farlo però senza risultati positivi diciamo. Per esempio la, 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 il palazzo eh, Donna Fausta, stupendo per realizzare qualcosa, portare gente e però è chiar, è che, è chiaramente non è che le, i proprietari non sono d'accordo. Sì, no, C'è um... un problema anche logistico-organizzativo, comunque esatto. Rosa si riferiva al Palazzo Morelli che sicuramente è un'icona importantissima per importantissima il centro storico. Sì, ma che si, si, si poteva valutare in tanti modi, portando, che ti dico, anche le scuole, vai, portare degli uffici, portare delle scuole, portare delle... Eh, ingentivare in tutti i modi il, il palazzo in modo che la gente è attirata da qualcosa e ci vuole un input forte per portare la gente a Corso Umberto. C'è stata una proposta qualche tempo fa di portare delle, eh, delle aule, proprio delle aule vere e proprie dell'Università della Terza Età. Oh, ecco, quella sarebbe un'idea un meravigliosa, perché la gente comunque viene a Corso Umberto, la gente deve venire a Corso Umberto, per portare la gente a Corso Umberto ci deve essere qualcosa che mh, alla gente gli va, ecco dice vado a Corso Umberto perché? Perché la scuola poi sarebbe, è un'idea che magari non può maturare. Quindi non solamente un discorso uh, centrato sul discorso di un grande centro commerciale, non solamente quello deve essere integrato centro... con una questione storica, tradizionale esatto. con i valori del un posto. Un centro commerciale noi possiamo parlarne di un centro commerciale però diciamo che i negozi di Corso Umberto non sono più quelli di prima, i centri commerciali hanno assorbito, noi quindi siamo rimasti un po' all'ombra sotto questo punto di vista, non Solo rogliano, ma è un problema quasi nazionale, diciamo quello di, 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 del, del, delle attività. E bisogna puntare proprio sui valori di Corso Umberto, portare la gente ai valori storici di Corso Umberto. E sono Palazzo dei Conforti, eh, ma anche che ti voglio dire San Giorgio, tutte, tutte quelle cose belle che la gente è attirata, il centro storico è attirato proprio dei valori storici. Tu vai a Perugia, vai a vedere cosa? Vai a vedere il centro storico, vai a vedere, là c'è quello, là c'è quello. Quindi i valori nostri sono questi: questo palazzo, questo coso. Quindi puntare sui negozi, sulle attività. E purtroppo ormai non, non possiamo farlo, no, non può farlo, non se non, farlo non in un'ottica di, come dire, un'ottica di negozi specializzati in, ad esempio il tuo negozio è uno di quei negozi che potrebbe inquadrarsi perfettamente nella. L'artigianato è collocato sempre nel centro storico, l'artigianato, però poi dipende dai paesi turistici, paesi alla quale uno può puntare di più, diciamo. Noi abbiamo queste risorse, diciamo, di, 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 di questi palazzi bellissimi, di queste strutture antiche, che noi purtroppo... Dovremmo proprio puntare su quei valori. Valorizzare questi e fare anche qualche intervento, qualche, come dire, qualche incentivo, qualche eh, intervento strutturale diciamo, al corso in modo da renderlo diciamo, sì. più praticabile. La gente deve essere attirata da Corso Umberto e noi le risorse che abbiamo a Corso Umberto sono queste. La, puntare sul commercio i negozietti sono piccoli non sono quelli di una volta, non si vende più come una volta, non c'è più l'alimentare piccolo di una volta, non ci sono più eh, le soie che si vinnano le, le cose, non ci sono più purtroppo l'artigianato è quello che è, è andato a finire quindi le nostre risorse sono il centro storico, è questo e bis, bisognerebbe proprio puntare io vedo sempre che, che te ho detto palazzo della donna Fausta con il giardino aperto con delle mostre settimanali di, di, di pittura di, di, di artigianato, e magari anche qualche mostra permanente: perché? esatto, permanente, ma, ma pure setti settimanale. Diciamo giù palazzo dove la c'è una mostra di pittura perché Salvatore Diana fa quello, quello, quell'altro oppure ci sono delle mostre di tizie. Allora, gente. È molto attirata da questo, e solo. Da questo c'è stata una proposta di uno dei tanti che hanno partecipato alla discussione che ha avanzato una proposta per questo Natale. Io te la butto lì: una proposta di, come dire, di promozione, più che altro a cui dovreste aderire voi, tutti quanti i commercianti. Anche se so che tu, questo locale lo, eh, lo tieni per, esib... per esposizione, non il negozio. Perché il mio figlio, è, purtroppo, è spostato a Cosenza. Si trova bene, quindi noi qua abbiamo la mostra. Comunque, Rogliano è il nostro paese, noi puntiamo sempre su Rogliano. Rogliano è, è, siamo roglianesi. Tra i contenuti di questa proposta c'è quello di abbassare un tantino i prezzi per Natale e sì. proporre all'amministrazione che si faccia carico della promozione a 360 gradi, però per il corso, con un'organizzazione eh, un fatta bene da parte degli esercenti. Il problema è pure questo: il, il, il Roglianese, il, il commerciante di Corso Umberto. Non si è mai prodigato ad aiutare, a ingentivare. Se tu vai a bussare a tanti negozi, trovi aperte qualche porta, qualche porta trovi aperta, perché gli altri dicono sì, ma mi inventerà se mi fosse così, mi va bene così, senza fare nomi, allora gli funziona. Quello è l'ostacolo che perché... bisogna smuovere? E quello è l'ostacolo che, che bisognerebbe superare, perché a gente purtroppo non gliene frega niente più. Capito? È come se fosse già si culla sul fatto di dire è finito, Corso Umberto è finito e non c'è più niente. Non è vero, bisogna trovare e inventare, come, come adesso si inventa il lavoro, si inventano altre cose, inventare e puntare sempre sui valori, ripeto, storici, perché il resto... Ed è un'idea buonissima perché, del resto, è l'idea base sulla quale deve, deve iniziare un discorso su Corso Umberto. Noi concludiamo qui questa chiacchierata con Rosa, che ci ha ospitato nella sua esposizione sì, oggi. Speriamo di aver dato anche questa volta un Speriamo contributo alla discussione. Penso, Rogliano. Rogliano per noi è Rogliano e rimarrà Corso Umberto, il centro storico, noi ce l'abbiamo nel cuore. E quindi eh, sarebbe l'ideale, sarebbe stupendo tornare alle origini. Ti ringrazio.